ogni anno in primavera si festeggia il ciliegio in fiore. Qui la terra è davvero fertile. Cosa mi dici del microclima di Vignola? Perché siamo qui in piazza Vignola, praticamente c'è una palma, certo. Vabbè, è di San Pietro, non è una delle palme proprio tropicali tropicali, però... No, no, hai detto bene, a Vignola esiste da sempre, dovuto alla vicinanza del fiume e dalle correnti probabilmente che si incuneano qua nella zona, un microclima favorevole. Non per niente, vediamo le palme, ma sono sempre venute di qualsiasi tipo di frutta e soprattutto anche ortaggi, perché una volta era famosa Vignola per un cavolo famosissimo. Il cavolo prima delle ciliegie, il cavolo di Vignola. E prima del cavolo cosa c'erano? Le mele? C'erano le mele. E prima? E prima ancora c'era il bacco da seta. C'era... Dai, il bacco da seta, certo. Cioè la seta che poi veniva lavorata a Bologna. Certo, c'erano i gelsi, c'erano enormi piantagioni di alberi di gelso. Ma dai, quindi il bacco da seta, quindi la via della seta finiva o iniziava qui praticamente? Si può dire così, certamente. Incredibile, incredibile. E le palme quindi sono a testimonianza del fatto che qui c'è un microclima. Palme e anche banani. No dai, non ci posso credere. La prossima coltivazione di Vignola sarà la banana. La banana di Vignola. Siamo qui a lanciare. Ma la famosa ciliegia di Vignola è il frutto di una scelta oculata di un gruppo di tecnici e amministratori lungimiranti che alla fine degli anni Ottanta andarono a prendere questa varietà fino in Canada. E una caratteristica che hanno queste varietà nuove canadesi è quella di avere i frutti a grappolo, a grossi grappoli molto vicini e sono molto produttive, hanno una taglia molto più bassa delle nostre. Quindi sono più facili da non hai esatto. Le persone che devono salire tanto in alto. Che qui ai tempi ogni stagione almeno c'erano 2 o 3 morti, perché cadere da 10-15 metri tu capisci bene che ci si fa male. Adesso invece le nuove varietà permettono una raccolta praticamente da terra. Come siamo messi? Funziona ancora il ciliegio o la gente vuole andare a inurbarsi in città, ancora vogliono, diciamo, si vuole fare? Diciamo che la crisi ha colpito anche noi, la crisi in generale che c'è stata in agricoltura, la fuga dalle campagne. Da noi sono calati molto le aziende agricole e anche gli agricoltori, però c'è un ritorno perché hanno capito che la cultura del ciliegio dà ancora redditività e è una cultura che può dare ancora qualcosa. Infatti noi stiamo cercando anche di mantenere le nostre vecchie varietà e di non fare sì che ci sia l'appiattimento, come si dice, su queste nuove varietà che sono tanto belle, tanto grosse, tanto colorate, però non hanno la qualità organolettica che hanno le nostre vecchie varietà. Cioè una biodiversità anche locale, insomma, no? Questo ha evitato al territorio l'eccessiva industrializzazione da ceramica che si è sviluppata qui vicino. E per questo, ancora oggi, possiamo festeggiare un territorio abbastanza integro e speriamo che lo rimanga a lungo. Vieni qui, vieni, ti faccio vedere, ti faccio vedere, anche a te Zoe, ti faccio vedere. Metti il naso così, adesso apri gli occhi e guarda direttamente qui, fra i fiori e il cielo. Quella è la primavera. Quella è la primavera vignolese. Un momento magico che dura qualche giorno, pochissimo. E però questo è il momento della fioritura qui a Vignola. Perché noi siamo fatti così. È una terra madre, è una terra fondamentale, la terra fertile.